E bentornati a Connessi alla Vita. Vogliamo rivedere prima di tutto quello che abbiamo vissuto con Connessi alla Parola sabato scorso. È stato un bel momento di confronto, di crescita con il nostro Vescovo Valerio. Ma ascoltiamo alcune parole dei giovani e del Vescovo. Il mio desiderio di questa mattina è quello un po' di aiutarci, di aiutarvi, ma anche di aiutarmi a capire meglio qual è il contatto, qual è la relazione tra quello che ci è successo attorno e il nostro cammino spirituale, il nostro cammino di cristiani. No? Io spero che non ci abituiamo troppo a questo tempo, a questo modo di vivere, ma credo fortemente che possiamo viverlo come una grazia, come un dono di poter riscoprire la bellezza proprio dell'incontro con gli altri. E mi venivano in mente due cose. Da un lato un po' che ci sono in fondo con queste modalità nuove delle comodità, che insomma potersi sentire la messa da casa e anche partecipare agli incontri con la PG, che adesso ce li abbiamo tutti i sabati. In fondo siamo dei privilegiati perché non ci siamo mai incontrati così tanto, non così spesso, e io è una cosa che trovo fantastica perché adesso abbiamo come unica possibilità quello che non può assolutamente mancare al cuore umano, che è quello di incontrarsi fisicamente. Forse non mi manca così tanto, chiaro, con i miei amici non ce l'ho se non virtualmente, ma devo dire che è comunque bello anche virtualmente, si riesce a passare delle belle serate. Però senza che forse arriveremo a un uso più consapevole anche di questo strumento, perché avremo capito che non tutto si può fare con questo strumento. E sì, piano piano stiamo tornando alla normalità con le dovute precauzioni, logicamente. E questo tornare alla normalità anche la Commissione di Pastorale Giovanile lo sta facendo. Si è ritrovata questa settimana a parlare, a discutere un po' dell'anno pastorale che verrà, 2020-2021, ma anche di un prossimo evento che purtroppo andrà un po' a cadere con le solite modalità. Infatti in giugno non potremo andare al Monte Tamaro a concludere l'anno pastorale, ma vorremmo dedicare quella giornata a qualche cosa di particolare, un Monte Tamaro virtuale, possiamo dire. Però non vi svelo qua cosa faremo, sarà tema delle prossime puntate di Connessi alla Vita. La Commissione di Pastorale Giovanile si ritrova alcune volte durante l'anno e ha un po' il compito di proporre, di aiutare tutti i gruppi, le associazioni, le parrocchie della nostra diocesi proprio a fare una pastorale per i giovani insieme. Cioè cercare dei modi di mettersi in gioco, di scoprire che c'è un progetto più grande e poi ognuno lì si innesta su un suo cammino personale. Ecco cosa serve la pastorale giovanile e cosa serve appunto una commissione che ci aiuta in questo compito organizzando alcuni eventi, alcuni appuntamenti. E ora lascio la parola a Don Rolando per l'invito di sabato prossimo. Oh ragazzi, chiesa in uscita. Parliamo di quello, sabato, Connessi alla Parola. Non mancate, E anche da parte mia un saluto, ci incontreremo appunto sabato prossimo per continuare a scoprire la nostra chiesa, ma una chiesa missionaria, una chiesa verso il mondo. Ci vediamo quindi a sabato a Connessi alla Parola alle 10:30 e le indicazioni le trovate sempre sul sito di Pastorale Giovanile. A presto, ciao ciao!